Riprendiamo la linea dopo la Santa Messa. Stamattina, Giacomo, parliamo di Santa Maria Goretti. Sarà una mattinata lunga perché poi più tardi canteremo anche insieme. Ritorna a trovarci Gennaro Guerra, respireremo con lui aria di Napoli, ma anche vedremo come canta un tenore vicino agli ammalati e agli ultimi. Io mi sposto perché, dicevo, parliamo di Santa Maria Goretti, ma lo facciamo da un altro punto di vista. Anzitutto, buongiorno, ben trovato, sia, sia Eminenza, e ben trovato al Cardinale Angelo Comastri. Con lei, io dicevo, parliamo di Santa Maria Goretti, ma in realtà lo facciamo per luce riflessa, perché vogliamo parlare di una grande conversione, quella del suo assassino, Alessandro Serenelli. Il 5 luglio 1902 Maria Goretti viene uccisa per mano del Serenelli. Marietta, Alessandro, due persone, due ragazzi, perché erano ragazzi a quell'epoca. Capiamo anzitutto chi erano queste due persone? Per capire chi era Maria Goretti e chi era Alessandro Serenelli, bisogna come sempre partire dalla famiglia. La famiglia di Maria Goretti era formata da papà Luigi, la mamma Assunta, due persone povere. Si sposarono il 25 febbraio del 1886, giovanissimi, e raccontava Assunta, facevano il matrimonio dei poveretti. Presto in chiesa al mattino, con due sole persone, due testimoni, che erano due comari vicine del vicinato. Nessuna musica, nessun pranzo, niente. Terminata la cerimonia, a lavorare nei campi, perché non possedevano terra. E allora, fino all'Ottocento, inizio Novecento, 6 italiani su 10 erano contadini. Se non si lavorava non si mangiava. Assunta e Luigi non erano proprietari di terra, dovevano andare a lavorare all'opera, a giornata. Quindi anche quel giorno lavorarono. 1886-1896 restarono a Corinaldo. In 10 anni nacquero 4 figli, il primo Angelo, la seconda Maria, poi altri 2 maschietti. Nel 1896 non c'era più lavoro. Vennero a sapere che cercavano manodopera nell'agro pontino. D'altra parte lì tanti non ci volevano andare, che c'erano le paludi, c'era il rischio della malaria. Costretti dalla fame andarono. Un viaggio avventuroso. Arrivati a Paliano, nel lago pontino, incontrarono i Serenelli. Serenelli, una famiglia un po' particolare, formata dal padre vedovo, ed era un uomo un po' brutale, irascibile, e dal figlio Alessandro, di 14 anni. Ebbene, restarono lì a Paliano per 3 anni, perché nel 1889 dovettero di nuovo spostarsi, perché Giovanni Serenelli si urtò con il padrone. Furono costretti a spostarsi e andarono a lavorare alle ferriere, presso un altro padrone, e lì rimasero per alcuni anni, ma l'anno dopo, 1900, Luigi Goretti muore di malaria. Quando lui muore, ecco già la maturità di Maria. Maria dice alla mamma: mamma, Dio non ci abbandonerà, Dio provvederà. Il babbo non c'è più. Tu prendi il posto del babbo nei campi, io prendo il posto tuo qui in cucina, penso tutto io, sta tranquilla, penso ai fratellini. Erano già 5, più lei 6. E lei ha provveduto a tutto. 1900. 1902, poi ecco quello che racconteremo. Stiamo vedendo la foto di mamma Assunta. Abbiamo detto, Marietta già prova la sua grande maturità nel prendersi cura della famiglia, nel prendersi cura dei bambini, dei fratellini più piccoli, fratellini, o addirittura più grandi. Però in realtà Marietta ci insegna anche non solo l'altruismo, ma anche la cura del sé, la cura di se stessi, la cura del preservare se stessi con una purezza che arriva fino all'atto estremo. Marietta ci insegna cos'è l'amore. E qui è il tema fondamentale. Parto da una osservazione di un grande educatore contemporaneo, Jean Vanier, universalmente stimato. Jean Vanier ha detto: molti oggi presentano la virtù, e in modo particolare la purezza, come se fosse qualcosa di pesante, di superato, e quasi un impedimento alla felicità. Mentre attribuiscono tutto il fascino alla trasgressione, alla vita senza regole morali, soprattutto in campo sessuale, come se questa fosse l'autostrada per la felicità. Jean Vanier dice: non è vero, è una menzogna. La mia esperienza dai giovani me lo conferma continuamente, e posso dire con sicurezza che i giovani che vivono senza nessuna regola morale, soprattutto sessuale, sono giovani infelici. E lo dimostra il fatto che in quel mondo giovanile circola tanta droga. E la droga cos'è? La fuga dalla vita. Perché scappano dalla vita? Perché è infelice. Il ragionamento non fa una grinza.
E Gandhi, pensa, Gandhi, non cristiano, nella sua autobiografia ha scritto: senza purezza l'uomo mi appare animalesco. L'uomo è veramente uomo perché ha la capacità di autocontrollo. E Gandhi aggiunge: la purezza è bella e ha reso bella la mia vita. Senza purezza non avrei mai conosciuto l'amore. E qui è il tema fondamentale. Cos'è l'amore? Io non so se lei vuole rispondere alla domanda cos'è l'amore. Voglio rispondere perché è fondamentale. L'amore è la capacità di donarsi, la capacità di uscire dall'egoismo per donarsi agli altri, nella famiglia, nell'amicizia, nel lavoro. Ma attenta bene, per donarsi bisogna possedersi, bisogna possedere i propri sentimenti, possedere il proprio cuore. Se non possiedi i tuoi sentimenti non ti puoi donare agli altri, ma gli altri li userai soltanto. E oggi tante persone non conoscono più l'amore, sono incapaci di amare. Due esempi. 2010, Duisburg, non so se ricordate. Come no? Un grande raduno chiamato Love Parade, festa dell'amore. Senti cosa successe. Per raggiungere il luogo della festa c'era una strettoia. In quella strettoia si accalcarono così tanti che 21 giovani morirono e più di 500 rimasero feriti. Uno direbbe: non fecero più la festa. Ma che? La festa continuò tranquillamente, perché era la festa dell'egoismo, era la festa dello strofinamento dei corpi, nulla di più. Oggi rischiamo di avere una generazione fatta così, incapace di amare, quindi incapace di diventare padre, madre, sposo, sposa, sarebbe la più terribile povertà del mondo. Un altro caso, e qui fermo, John Lennon. I giovani lo conoscono molto bene, era l'idolo dei Beatles. Ebbene, 3 anni fa, 2015, è morta la vera moglie di John Lennon. Quando è morta, hanno intervistato il primo figlio, Julian. Gli hanno chiesto: che ricordo hai di tuo padre? Ha risposto: mio padre parlava sempre di amore e cantava sempre l'amore, ma mio padre non ha mai amato nessuno. Non ha amato la mia mamma, non ha amato neanche me, perché mio padre era incapace di amare. Ha detto il figlio. Una persona incapace di amare cos'è? Un mostro di egoismo. E l'altro figlio, nato da Yoko Ono, la seconda donna, intervistato: che ricordo hai di tuo padre? Lo devo dire perché l'ha detto lui. Ha detto: mio padre era un porco. Non amava la mia mamma, non amava me. Andava sempre con altre donne. E noi quanto soffrivamo. Ebbene, questo è un uomo incapace di amore. Non rischiamo di avere tante persone simili a John Lennon? Dobbiamo evitarlo. Maria Goretti ce lo insegna. Stamattina noi pensavamo di fare una puntata su una santa lontana, Maria Goretti, una santa la rileghiamo in questa teca che stiamo vedendo, una ragazzina all'epoca, e invece lei ce l'ha attualizzata, ce l'ha portata ad oggi con gli esempi di John Lennon, con le stragi che ci portano all'amore. Finto, non reale. Maria Goretti nei suoi fatti, in quel 5 di luglio, invece ci dà prova di quello che è l'amore che diceva lei. Le ultime sue parole sono proprio di amore. Maria Goretti, nell'estate, o meglio, nel mese di maggio dell'anno 1902, l'anno della morte, ricevette la prima comunione insieme a fratello Angelo, che era un pochino più grande. Bene, era il mese di maggio, prima di andare alla prima comunione, Angelo dice: non vengo. Marietta lo guarda: perché non vieni? Perché non ho le scarpe nuove, tutti hanno le scarpe nuove. Marietta gli dice: Angelo, ma Gesù mica guarda le scarpe, Gesù guarda il cuore. Aveva 12 anni, che maturità. Ancora. Eminenza, mi dica. Andiamo all'estate, nel mese di giugno, tra giugno e i primi di luglio, Alessandro più volte tenta di usare Marietta per la sua prima esperienza sessuale. Marietta si impone, non vuole, scappa. Arriva il 5 luglio, Alessandro era tormentato dalla voglia di usare Marietta per la sua prima esperienza sessuale. Sono nei campi, o meglio nell'aia, che era davanti al casolare. La mamma Assunta lavorava con Alessandro, che allora aveva 20 anni, e Marietta 12.
Bene, a un certo punto dice alla mamma Assunta, devo andare un momento a casa, con necessità. Sale in casa, sulla soglia di casa c'era Marietta seduta, che stava rammendando una camicia di Alessandro. E la sorella Ersilia era seduta sulla coperta, più piccola. Ebbene, prende per un braccio Marietta, se la porta dentro e tenta di usarla. Marietta sapeva cos'è l'amore, l'aveva visto nei suoi genitori. Capiva che quello non era amore, era soltanto uso del corpo, per una passione. E gli dice Alessandro, no, questo è peccato, non lo fare Alessandro. Ma Alessandro ormai era travolto dalla passione. Aveva in mano un punteruolo, non un pugnale, un punteruolo, che veniva usato per impagliare le sedie. La colpisce 14 volte. Marietta è irremovibile. Riesce a trascinarsi alla porta e a gridare. Mamma, Giovanni, e Giovanni, papà di Alessandro, che era seduto in fondo alle scale, venite, perché Alessandro mi ha ammazzato. Quando la mamma la raggiunge, che hai fatto? Perché? Alessandro voleva farmi peccare e io non ho voluto, mamma. Viene portato all'ospedale a Nettuno. Ormai è grave. 14 ferite devono soltanto dichiarare, non si può far niente. Ebbene, sa cosa dice Marietta alla mamma? Mamma, dove sono i fratellini? Pensa agli altri, perché era capace di amore. Dove sono i fratellini? Mamma, vai da loro, non pensare a me. Queste sono cose stupende. Questa è la grandezza di Maria Goretti. Questo è l'amore, ed è l'amore che manca oggi. Eminenza, lei ci sta facendo innamorare della figura di Maria Goretti e ci viene un po' da odiare Alessandro Serenelli, perché ci ha portato via una bambina, una ragazza così straordinaria, eppure Marietta lo perdona. Questa è la grandezza ancora di Maria, la capacità di perdono e la capacità di amare. Don Temistero, che è il parroco che venne chiamato per dare gli ultimi sacramenti, perché ormai avevano capito che la bambina sarebbe morta, ha il timore che Marietta possa morire con il rancore nel cuore. Non la conosceva evidentemente. Guardando il crocifisso dice, Marietta, Gesù ha perdonato i suoi crocifissori, te la senti di perdonare Alessandro? Era una domanda enorme. Marietta sta in silenzio per alcuni secondi, proprio secondi, e poi tira fuori dal cuore un capolavoro. Perdono Alessandro e lo voglio con me in paradiso. L'assassino, capito? L'assassino, lo voglio con me in paradiso. Questo perdono ha salvato Alessandro. L'ha detto lui stesso mentre era in carcere. Mi ha salvato Marietta, mi ha salvato dalla tentazione del suicidio. Il suo perdono mi ha ridato speranza e su quel perdono ho ricostruito la mia vita. Questo è l'amore. Questo è l'amore che Serenelli porta nel suo cuore. Lo cova, diciamo, e lo fa germogliare. Decide di portarsi in un convento dove noi siamo, dovremmo essere con Enrico Selleri a Macerata. Enrico, ci sei? Sì, eccoci di nuovo in diretta da Macerata. Come annunciato prima dalla messa, siamo di fronte al convento dei Cappuccini, il luogo in cui appunto Alessandro Serenelli ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Siamo in compagnia di padre Mario Traini, che è il superiore, padre guardiano del convento. Sì. Intanto grazie per l'accoglienza. Grazie a voi che siete venuti. Ci troviamo qui in questo convento che ha una funzione particolare, dicevamo ha ospitato il Serenelli, ma per un motivo. Perché il nostro convento è un convento un po' particolare all'interno della nostra provincia delle Marche, dei frati Cappuccini. Noi chiamiamo provincia la regione dei frati. Ebbene, in questo convento noi ospitiamo i frati ammalati, coloro che nel convento dove stavano non potevano più esserci, sia per malattia, quindi perché dovevano essere assistiti 24 ore su 24, sia anche per la struttura architettonica del convento, le scale che non potevano più fare. Quindi qui abbiamo voluto un convento dove sia un po' più confortevole per ospitare questi nostri fratelli ammalati e bisognosi. E quindi appunto negli ultimi anni della vita di Alessandro Serenelli anche lui
ammalato, sì. È venuto a passarli qui perché voleva stare con voi. Sì, Serenelli non era un frate, Serenelli era uno che era venuto a stare con noi e voleva restare con noi fino alla fine. Gli era stato proposto anche di andare in una casa di riposo, ma lui sempre ha detto no, io voglio restare con i frati, morire con i frati. Questa era l'infermeria e allora noi come fratello, anche se non frate, lo abbiamo accolto qui nella nostra casa. Allora, come possiamo vedere dalle immagini, questo è appunto un convento particolare che accoglie i frati più deboli nell'ultimo tratto della loro vita, ed è interessante anche il fatto che il Serenelli sia venuto qui anche a servizio dei frati e poi a un certo punto, proprio nell'ultimo periodo, i frati siano stati a servizio di un assassino. Sì, sì, però ormai più non era un assassino, forse nel suo cuore ancora si sentiva, ecco, assassino, ma era un uomo convertito, un uomo di preghiera. Ecco, lui ogni giorno mi raccontano, soprattutto Fra Mario, che poi sentirete, mi racconta come pregava in ogni momento della sua giornata, come era un uomo di contemplazione, un uomo, ecco, convertito, un uomo di Dio, un uomo di Dio. Ecco, Dio che fa delle cose grandi, ecco, attraverso gli uomini che forse a volte, ecco, sbagliano nella loro vita, però il Signore può trasformarli, può renderli nuovi. E Alessandro Serenelli nella sua vita dopo l'uccisione è stato veramente un uomo, pian piano sempre di più, un uomo nuovo, un uomo di Dio. Allora, intanto grazie Padre Mario per averci aperto le porte del convento. Noi non ci fermiamo qui perché ci ritroviamo tra pochissimo e andiamo nel convento ad ascoltare una testimonianza diretta di un frate, Fra Mario, che appunto ha vissuto gli ultimi anni della vita del Serenelli. Quindi a più tardi, a tra pochissimo. Grazie Enrico, grazie mille di averci portato a vedere come una persona come il Serenelli, un assassino, possa cambiare grazie al perdono di Marietta. Quel perdono è stato forse il suo primo miracolo. Certamente il perdono cambia le persone. Il perdono ha cambiato un delinquente accanto a Gesù sulla croce. Quell'uomo, quel ladrone, quel malfattore che era crocifisso accanto a Gesù, cosa vide in Gesù? Vide in Gesù il volto stesso dell'amore. E buttò là una preghiera stupenda. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ed era crocifisso, però capì che Gesù stava vincendo, che l'amore era la forza. Ci credette e Gesù gli rispose, te lo prometto, oggi sarà con me in paradiso. Un convertito, altrettanto Alessandro Serenelli. Pensi com'era cambiato quell'uomo. Ha lasciato un testamento che è una pagina da meditare. L'ha scritto forse una decina d'anni prima di morire. E nel testamento scrive, sono vecchio, di quasi 80 anni, prossimo a chiudere la mia giornata. Dando uno sguardo al passato, riconosco che nella mia prima giovinezza infilai una strada falsa, la via del male, che mi condusse alla rovina. E come? Attraverso, lo dice lui, cattive compagnie, cattiva stampa, cattivi spettacoli. Quanto è importante impostare bene la giovinezza. Se le fondamenta non sono solide, la casa casca. L'ho vista a Marsiglia? È cascata. Questo vale anche per la vita. Se le fondamenta non sono solide, la casa casca. E Alessandro purtroppo forse non ha avuto delle fondamenta così solide. Invece Marietta sì. Torna ad Alessandro. Torni ad Alessandro. Pensi cosa ha dichiarato Alessandro. Ripensando alla sua vita, ha detto quando era a Macerata, se avessi avuto una vera famiglia, se avessi avuto una mamma, non sarei mai diventato assassino. Ha detto lui. È proprio quello io stavo per chiederle. Infatti Alessandro una mamma non ce l'ha, Marietta invece sì. Ed è proprio lì che si vede la differenza tra i due e la straordinarietà di questa mamma assunta, che dà a Marietta l'amore vero. È vero. Pensi che mamma assunta è un capolavoro accanto al capolavoro che è Marietta. Nel 1934, ormai è già uscito dal carcere, Alessandro è stato in carcere 27 anni ed ha evitato l'ergastolo perché era ancora minorenne allora, era ventenne. Ebbene, nel 1934 Alessandro va a Corinaldo e bussa alla porta della canonica. Chi va ad aprire? Assunta.
ha un colpo, poverino. Appena la vede, ha il coraggio di dire: Assunta, mi riconoscete? E lei risponde: figlio mio, bello, vuoi che non ti riconosca? Allora Alessandro si fa coraggio. Assunta, mi perdonate? Assunta tira fuori dal cuore una perla. Alessandro, t'ha perdonato Dio, t'ha perdonato la mia figlia, vuoi che non ti perdoni io? E lo abbracciò. Devo dire, Eminenza, fa strano pensare al Serenelli, che noi abbiamo sempre conosciuto come un assassino, cambiato. Completamente. E facciamo così, mi sembra che Rico dovrebbe essere pronto, ci porta a conoscere qualcuno che ha proprio conosciuto, eccolo, il Serenelli nuovo. Enrico, a te. Sì, eccoci ancora fuori dal convento dei Cappuccini di Macerata. Beh, vi portiamo subito dentro il convento un'altra volta, perché qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità di poter registrare un'intervista con uno dei frati, pensate, che ha conosciuto e ha vissuto diversi anni con Alessandro Serenelli. Guardiamo il servizio. Questo è Alessandro Serenelli. Ho preso una fotografia sua. Questo era il santino che dava alle bimbette che venivano a trovare a lui. Questa è la sua firma. Questa è la sua firma vera. Sono andato a prenderlo all'ospedale civile qua di Macerata e poi siamo stati insieme 12 anni. Diceva sempre che era un assassino di Santa Maria Goretti, sempre un assassino, fino all'ultimo. Per vedere se Santa Maria Goretti l'avrebbe perdonato al cappellano dell'ospedale dove era ricoverata, ha detto: non solo lo perdono, ma lo voglio con me in paradiso. Lui non ci credeva tanto, che l'aveva perdonato. Però quando fu chiamata a Roma per la beatificazione, dice: adesso ci credo che mi ha perdonato, perché sennò il Santo Padre non avrebbe fatto beata a questa bimbetta. Allora da quella volta l'ha pregata, non ha detto più l'eterno riposo, ma implorava la Marietta, diceva lui, la Marietta, la mia Marietta, come santa, come beata, insomma così. Ecco, lui stava sempre in questo posto qui. I banchi sono questi, la cappella è stata modificata un pochino, ma era così. Lui qui diceva il rosario e poi contava i giorni quando si distraeva un pochino dalla preghiera. Si vede che nelle carceri aveva questo ritmo di farlo sempre. E questa è la camera di Alessandro Serenelli, dove lui è morto. Più che curare un assassino, si pensava che la Maria Goretti pregava per noi, quindi il curare lui non era il curare un assassino, ma era un atto di riverenza verso la santa, no? Questo è bello, no? E allora ringraziamo Fran Mario Pacchiarini per averci portato indietro nel tempo, averci aperto le stanze abitate da Alessandro Serenelli. Prima di salutarvi volevamo farvi vedere anche questa statua di San Francesco con il lupo di Gubbio che è qui alle nostre spalle di fronte al convento, un'immagine che ci ha ricordato un po' la storia del Serenelli, come San Francesco è riuscito ad ammansire il lupo, anche il carisma francescano, i frati cappuccini sono riusciti in qualche modo a riportare Alessandro Serenelli sulla retta via e a fare pace con gli uomini e con Dio. Vi salutiamo da Macerata, per il momento è tutto, a presto. Grazie Enrico, grazie mille. Eminenza,
È un servizio che un po' ci destabilizza quello che ci ha fatto vedere Enrico, ci ha fatto scoprire una persona nuova. Certamente Alessandro era profondamente cambiato, però il delitto non poteva dimenticarlo, riemergeva in continuazione, ma riemergeva anche la certezza del perdono. Due parole, una su Assunta, una su Alessandro. Alessandro non andò nel 1950 a Roma per la canonizzazione. Era presente la mamma, Assunta. Terminata la canonizzazione in Piazza San Pietro, una folla enorme, era l'anno santo, 1950, padre Virginio Rotondi, gesuita, che dirigeva una rivista per giovani, si avvicinò ad Assunta e le disse: Assunta, mi mettete un saluto, mi scrivete un saluto per i giovani che leggono questa rivista. Avere due parole sue sicuramente sarà una perla preziosa per questi ragazzi. Te lo guardò e disse: ma io sono analfabeta, non so né leggere né scrivere. Padre Rotondi disse: era analfabeta, ma sapeva molto di più che cos'è la vita di quello che sono le laureate. Il testamento. Il testamento del Serenelli è una perla. Il testamento di Alessandro termina così: coloro che leggeranno questa mia lettera vogliano trarre il felice insegnamento di fuggire il male e di seguire il bene fin da fanciulli, quanto è importante educare i figli. Massimo D'Azeglio ha lasciato scritto: siamo tutti fatti di una stoffa nella quale le prime pieghe restano per sempre, se lo ricordino i genitori. Aiutino i figli a imparare ad amare, così cambierà il mondo. Io la ringrazio perché stamattina ci ha fatto veramente innamorare di Maria Goretti e ci ha fatto capire il senso vero dell'amore, non solo per Dio, anche quello tra di noi. Io la ringrazio di essere stato con noi, tornerà presto ovviamente perché l'abbiamo detto, ci parlerà delle grandi conversioni. Ci rivediamo invece noi tra pochissimo, dopo la pubblicità, perché un amore grande donato agli altri è quello di Gennaro Guerra, un operatore sanitario che però dona la sua voce proprio alle persone di cui si prende cura. Quindi ci rivediamo dopo la pubblicità. Grazie ancora, Eminenza. Grazie a voi. Grazie. Grazie.